Bella a tutti ragazzi, qua il Brix, siamo tornati in un nuovo video di Clash Royale. Oggi voglio farvi vedere un paio di partite sull'account principale. Ho appena fatto il record, sto a 5801, record stagionale. È stato un inferno, non vi dico quando ci ho messo. L'abbiamo fatte ieri sera in live sul sito Viola. Dopo un'ora di andare su, andare giù, andare su, andare giù. Finalmente con un mazzo Golem, sto usando questo mazzo in questo istante, finalmente siamo riusciti a fare le 5008. Le ultime due partite sono state veramente sudatissime, ero lì imbestialito perché continuava a farmi salire, a scendere e le ho veramente sudate come non mai. Vi voglio portare questi due replay delle ultime due partite, almeno commentiamo insieme, vi facciamo vedere anche un piccolo, diciamo, how to use rispetto a questo mazzo col Golem. E vediamo di capire se ci sono grandi errori che ho fatto, anche perché guardare le partite una volta che le hai appena fatte ti rendi conto, cavolo, tu fai meglio questo, tu fai meglio quest'altro. Io direi che senza indugio andiamo direttamente a vedere le ultime due. La prima l'abbiamo giocato contro Dadas, l'ultima season ha fatto il simile 3, quindi un player normale. Vediamola subito. Questa qua è la prima battaglia. Allora, noi usiamo il deck Golem, lui utilizza un deck domatore con mini P.E.K.K.A. per difendersi. E la maledettissima, perché è maledettissima, Firecracker, o come si chiama in italiano, arciere pirotecnico, è veramente un dito in quel posto, perché è difficilissima da counterare, continua a scappare via dopo che fa il colpo col suo cannone, come non so neanche cosa sia, e quindi veramente devi inventartela tutto di più. Allora, qui noi stiamo ripartendo con la Nightwitch e abbiamo fatto bei danni, e qua probabilmente decido di non tirare una Fireball alla torre perché mi aspettavo il suo domatore. Difendo con il bandito e tento in tutti i modi di buttare giù quella cavolo di carta. E qua riesco a entrare a torre e qua sono bei danni. Qua li tiro giù sotto i 500, quindi questo è stato un bel attacco. Lui c'ha già pronto immediatamente la ripartenza con il domatore. E io, avendo Topo Lisir, devo per forza di cose giocare qualcosa. Lui decide di partire dall'altra parte, probabilmente. E decide di partire con il mini P.E.K.K.A. Qua il mini P.E.K.K.A. probabilmente non riesce a dar colpi, ma per esempio questa bandita a sinistra è stata sprecata perché non ho calcolato che potevo benissimo non utilizzarla. Qua il bandito non si sa per quale motivo non è andato a colpire quella carta rosina del cavolo. Io qua devo prima di tutto buttare giù l'arciere pirotecnico e qua mi lascio far torre. Intanto io so che a destra riesco a prendergliela e quindi lascio fare un po' di danni. Io qua riparto immediatamente a sinistra, probabilmente vado Knight, carico indietro, ma stavolta decido di buttare giù quella cavolo di carta immediatamente perché mi dava troppi problemi e carico subito davanti il Golem. Lui si difenderà probabilmente con il No, qua decidi di andare subito cattivissimo a destra per tentare tre corone. Io qua difendo con 5 Elisir, 6 Elisir, faccio una zap, tanto io non mi interessa, io voglio andare direttamente per le 3. Questa è una fireball che non si fa. Ecco, questo qua è un errore clamoroso. Perché la firecracker è sull'angolino, la fireball o la lanci perfettamente sull'angolo oppure non riesci a beccarla. Comunque noi siamo due torri a uno. Qua basta difendersi con calma e in 6 secondi la poter portare a casa. La difficoltà è stata veramente difendersi dall'arciere. Potevo potenzialmente mettere a posto delle frecce, a posto della zap le frecce, però il mazzo devi girare con la zap, perché se trovi un drago inferno o una torre inferno non sai come bloccarla. Comunque un più 32. E siamo arrivati a una dalle 5008. L'ultima ci siamo beccati contro un Golem. Eravamo contro God of War. Anche questo qua è un player da 6003, quindi anche lui più o meno a livelli buoni. Questo è stato
relativamente più facile per un motivo: il player aveva due carte al 12, aveva la curatrice al 12 e la tornado al 12. Però fidatevi che quando sei lì, che stai giocando l'ultima partita per arrivare in record di coppe, ti sudano le mani, decisamente. In questi casi si gioca sempre il facile. Prima carta, Mega Sgherro. Lui non mette niente, tu vai di Mega Sgherro. Sono tre di Elisir, non sprechi troppo, anzi, vai avanti di uno di Elisir. E aspettiamo. Lui gioca il draghetto infernale. Gioco anch'io il draghetto subito dietro. Devo capire un po' cosa mazzo c'ha. Qui io non ho idea di che mazzo abbia. Una volta che lui mette il boscaiolo, io devo difendermi anch'io col boscaiolo. Probabilmente riesco a buttargli giù il drago. E lui tenta di difendersi con la curatrice. La fortuna è che gli butto giù il drago e riesco addirittura a far rimanere in vita il draghetto. Quindi qua la mia ripartenza è ottima. Io carico dietro la Nightwish, mi tengo pronto un eventuale zap per scheletrini o altro. Vedo che tira il draghetto elettrico e quindi decido di tirare una fireball perché probabilmente riesco a buttarla giù. Qua la Knight riesce a sopravvivere e questi sono bei danni. Qua lui deve difendersi, si difende con un drago, però gli faccio più di 1500 danni, li porto a torre a 1200. Quindi questa è stata un'ottima giocata. Qua si difende sempre con i Mega Sgherro. Mega Sgherro si mette in bocca, non si mette lontano, perché Mega Sgherro colpisce da vicino, il drago fa in tempo a dargli due colpi. Vedi, questa curatrice qua è buona come difesa, perché me la butta giù, però al 12... È stata veramente una fortuna averla. Qui decido di non giocare niente a memoria. Perché tanto esatto, la va giù da sola. Ripartenza, golem da dietro. Il golem di solito si gioca abbastanza facilmente da un po' più lontano. Knight da dietro. Lui si difende con il mini P.E.K.K.A. A me non interessa che il golem faccia chissà quanti danni, basta che arrivi sotto torre e soprattutto il suo golem non arrivi sotto torre. Qua tentiamo di difenderci, dovrei esserci riuscito, il golem da noi ha fatto tanti bei danni. Qui probabilmente giocherò o una fireball per tentare di pulire un po' la lane di sinistra. No, decido di giocare con la Nightwish, tanto ho fatto in tempo a pulire tutto. Golem davanti, esatto, così il drago se la prende con il golem. Io zappo il drago perché il drago deve togliersi. Qui probabilmente o mi basta una zap o una fireball, ma ce la siamo tre a casa, con certezza. Io direi che questa è stata più complicata, però è nata di fortuna che avevamo le carte sottolivellate dell'avversario, perché la tornado al 12 fa meno danni e la curatrice al 12 è differente averla a un livello sotto queste coppe. Comunque con questa siamo arrivati finalmente a 5008, quindi siamo al record stagionale. Spero di portarvi a fine stagione almeno di nuovo le 6400-6500, comunque avrete mie notizie ancora sotto nei prossimi video. Per questo video è tutto, ragazzi, vi ricordo iscrivetevi, lasciate un buon commento, un mi piace e ci vediamo al prossimo video. Bella!